La protagonista di un viaggio alle radici della civiltà fra natura e cultura. L'ocra della savana, il blue night del cielo di Nairobi, il rosso Maasai. I colori dell'Africa, selvaggia e bellissima. La donna etno-chic della Maison Gatinoni. Collezione che guarda l'Africa e la donna Gattinoni dell'inverno 2012? Sì, una collezione ispirata soprattutto a Karen Blixen, al famoso libro e film La mia Africa. È un po' controtendenza perché di solito gli stilisti si ispirano all'Africa nelle collezioni estive e viceversa Gattinoni questa stagione ha voluto fare un'Africa invernale, delle sahariane aperte ai lati e senza maniche, dei pantaloni che si chiudono con un laccio al punto vita e poi i colori e poi le stampe, i tessuti stampati. Quindi è stata una ricerca che parte dalle tribù africane con il piccolo disegno coriandolo che vediamo indossare da una delle manichine alle mie spalle. E diciamo che è un'Africa invernale che ci dà comunque un senso di caldo, di piacevole e un'energia forte, l'energia di quei popoli, di quei paesi, l'energia dell'Africa. È in corso a Roma la mostra dedicata a Fernanda Gattinoni che in qualche modo riguarda i nostri ricordi. Perché in questo anno c'è un'occasione speciale? Sì, c'è un'occasione speciale. Dunque, erano già 2 o 3 anni che avevamo in mente di fare una mostra che ricordasse Fernanda. Però volevamo trovare una chiave diversa, una chiave nuova, che non fosse soltanto una mostra di abiti dal 1950 al 1990. Quindi abbiamo, ed è il successo della mostra, abbinato cinema e moda. 5 ritratti di 5 attrici internazionali, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Lana Turner, Kim Novak e Anna Magnani, che hanno vestito Gattinoni sia nella vita che nel cinema. Quindi è una mostra di abiti, ma è un percorso, è la storia di queste 5 donne e del rapporto con Fernanda Gattinoni. Quindi possiamo dire che la grande moda e il grande cinema si incontrano e si aiutano a vicenda? Beh, diciamo che è stato proprio il cinema a lanciare la moda italiana negli anni 50, perché fu una famosa copertina di Vogue nel 1952 con Ingrid Bergman che indossava un abito Gattinoni a far conoscere agli Stati Uniti che in Italia c'era un nuovo fenomeno, quello degli stilisti, quello della moda. Thank you.
dal piccolo schermo al palco teatrale. La più amata delle famiglie televisive si ripropone in un musical firmato Happy Days. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Viva gli amici miei, ma vedrai, tipi ok, bravi ragazzi, stile USA. Scritto da Gary Marshall, autore della celebre serie TV, Happy Days diventa un musical e arriva in Italia per raccontare con toni allegri e spensierati i giorni felici della Milwaukee degli anni 50. Tra note divertenti e vivaci, il bar di Arnold torna a far da sfondo alle vicende della famiglia Cunningham, Fonzie e dei loro inseparabili amici. Ritroveremo dunque Joni e Richie, Howard e sua moglie Marion, che in questa versione musicale non sembra del tutto appagata del ruolo di casalinga. Allora, la tua Marion non sembra proprio una casalinga appagata, ha piuttosto delle ambizioni ad essere una donna indipendente. Sì, beh, diciamo che adesso in questo spettacolo, che è un musical, è un po' risulta un po' diverso dal telefilm, perché qui hanno dovuto prendere comunque come spunto una storia in cui appunto Marion ha voglia di fare qualcosa un po' al di fuori del suo essere mamma, donna di casa, casalinga, anche se comunque è molto felice di avere questo ruolo, però a un certo punto forse vuole uscire un po' da questa gabbia in cui alla fine ti senti un po' costretta in una routine quotidiana, e quindi come una folle farà degli stura-lavandini colorati. Ho fatto un sogno che non scorderò, d'un tratto sono a cena con i fratelli Wright, mi dicono che ho classe, che potrei volare fin lassù, in alto, molto più del bianco, che più bianco non si può. Che sensazione, un brivido che mi porta via. Che dolce emozione, sognare una vita davvero mia. Tu primo devi avere un beat, non devi startene impalato lì, dalle un ritmo, un tiro micidiale, all'elettrizzare ti dirà di sì. E infine c'è lui, Fonzie, l'affascinante meccanico con l'inseparabile giubbotto di pelle e i capelli sempre ben pettinati. Tarle ninna nanne, serve un sound per portartela via. Prova un viva, io devo amarti, no, non potrò dimenticarti, viva. Devo baciarti, no, non potrò dimenticarti. Riuscite a capire? Volete provarci? Cosa si prova ad interpretare un mito come Arthur Fonzarelli? Cosa si prova? È un grande onore, è una gran figata, allora, diciamolo in maniera proprio spontanea, perché è un personaggio che è impresso nella memoria collettiva di ogni uomo, è veramente uno dei miti moderni della nostra epoca, quindi è poi un personaggio divertente da interpretare, veramente non è così facile come sembra, perché ovviamente c'è un mito come Henry Winkler, il Fonzie originale della serie TV, che è inarrivabile, per cui ho dovuto un po' riciclarlo secondo ovviamente il mio carattere e la mia persona. Spero di essere stato all'altezza, io sono un perfezionista, quindi non sono mai contento di me stesso, ma il risultato è buono, la gente piace lo spettacolo, si divertono, ci dicono che è molto bello, quindi io spero di star facendo un buon lavoro, ecco, diciamo così. Guardo nello specchio, lui mi canta, ehi, fratello mio, tu sei la perfezione. Guarda che capelli, fascino da eroe, un fulmine che accende la passione. A far battere il suo cuore ci pensa la grintosa Pinky Tuscadero, single ribelle e avventurosa, che non disdegna l'idea di mettere in garage la moto per diventare la signora Fonzarelli. C'è una bomba in città! Yeah.
L'America patinata del telefilm, fatta di sorrisi, brillantina e musica rock, esplode con tutta la sua energia grazie al cast impeccabile della Compagnia dell'Arancia, frutto di un'accurata e lunga selezione da parte del regista Saverio Marconi. Ok, c'è stata una lunga selezione per arrivare a questo cast. Come hai vissuto questa esperienza e soprattutto come hai appreso la notizia di essere stato scelto? Beh, diciamo che inizialmente mi sono trovato davanti talmente tante persone che non ci potevo credere, quindi dicevo no, è impossibile, lascio perdere. Poi alla fine, vedendo che man mano le persone venivano eliminate, io rimanevo, ho iniziato a sperarci. E alla fine, quando mi hanno telefonato, nuovamente non potevo crederci, allora ho finto di essere impegnato perché non avevo il coraggio di sentire la cosa. Ho messo giù il telefono, ho urlato di gioia, li ho richiamati e ho detto ok, sono pronto, vi ascolto. Quindi è stata una bella sorpresa veramente, non ci potevo credere, sicuramente questo. Dopo il successo del debutto milanese, Happy Days sarà a Napoli, Torino e Trieste, per poi toccare le più importanti città italiane. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere. E se l'invito ad andare a teatro arriva da lui, come rifiutare? Ok ragazzi, allora dovete venire a vedermi perché, wow, uno come me lo trovate una volta ogni 100 anni, per cui accorrete numerose e... Piatti rivisitati della cucina tradizionale milanese, proposti in una chiave contemporanea, combinando i sapori e giocando sui contrasti. Succulenza e gusto di Carlo Cracco. Preparo un risotto con ricci di mare e della polvere di nero di seppia essiccato. Un riso che tradizionalmente evoca il riso al nero di seppia, ma in questo caso il nero di seppia non viene messo sotto forma di polpa, come si trova in commercio, ma sotto forma di polvere in superficie e non all'interno. Andiamo a procedere a fare, diciamo, far cuocere il nostro riso in modo classico, una noce di burro. Non utilizzo in questo caso della cipolla perché non mi serve particolarmente. Facciamo tostare il nostro riso. Il riso che utilizzo è un riso Carnaroli, che ha un tempo di cottura sui 14-15 minuti, cottura al dente. Facciamo tostare bene il riso, facendo attenzione a non bruciare i chicchi, perché la tostatura del riso è molto importante per poi garantire la fuoriuscita dell'amido del riso in modo omogeneo. Cuocio il riso con acqua e non col brodo, perché voglio esaltare il gusto del nero di seppia e della polpa di riccio crudo, quindi non ho bisogno di un brodo che mi aiuti ulteriormente a conferire gusto nel nostro riso. Non ho sfumato col vino bianco perché in questo caso non mi serve l'acidità che solitamente nei risotti si vuole con il vino bianco, diciamo, quando si sfuma col vino bianco. E quindi procediamo alla cottura per 14-15 minuti. Non utilizzo per mantecare del burro né del parmigiano, ma utilizzo della farina di riso che ho stemperato con un po' di acqua fredda e che servirà per far sì che il mio riso rimanga cremoso, mantecato quasi allo stesso modo che un risotto tradizionale. Non si procede, in questo caso bisogna fare attenzione rimestando velocemente, per far sì che non evitare che si formino i grumi della mia farina di riso all'interno del nostro riso. Cuociamo la farina di riso, quindi l'amido che sono andato ad aggiungere. E procediamo ad impiattare il nostro risotto. Il nostro riso quindi è cotto, l'abbiamo aggiustato di sale. Lo disponiamo in un piatto piano di portata, lo battiamo leggermente
vedete che anche non avendo utilizzato burro e parmigiano, la nostra farina di riso ci permette di avere un riso legato come un riso tradizionale. Adagiamo i nostri ricci, le nostre uova di riccio che abbiamo pulito accuratamente in precedenza, in ordine sparso, e adagiamo in modo che ogni singolo cucchiaio, boccone, ci permetta di avere questo mix aromatico di riso, nero di seppia e ricci di mare, che danno dolcezza e si differenziano dalla sapidità del nero di seppia. Andiamo ad aggiungere il nostro nero di seppia che abbiamo fatto essiccare in forno in precedenza a 200 gradi per 3 ore. Una volta essiccato, il nero di seppia viene polverizzato e quindi otteniamo un effetto cromatico piacevole, dei gusti identici a quelli tradizionali, che però in questo caso sono separati. Il risotto è al di sotto, la polvere va a condire il nostro riso e il riccio ne esalta la particolarità. Un po' di olio e il riso è pronto. Sintesi di sportività ed eleganza, un concentrato di tecnologie, performance e innovazione con 100 anni di passione. Scoprite la nuova Giulietta e lasciatevi conquistare dall'inconfondibile stile Alfa Romeo. Bell'equilibrio stilistico, un frontale prominente, caratterizzato da gruppi ottici a LED di grande effetto, forme muscolose e tanta grinta, è la Giulietta, il nuovo segmento C di Alfa. Come in molte altre vetture attuali, i gruppi ruota stentano ad imporsi visivamente, se non in misura extra large, come i 18 pollici della quadrifoglio verde appaiono equilibrati rispetto alle forme della fiancata. Brillante la 1004 Multi-Air da 170 cavalli e, dato che al cuore sportivo non si comanda, rimarrete affascinati dal suono cupo dello scarico. Il comportamento è sempre preciso, sia sul misto che sul veloce, ed è facile da assimilare. Il cambio ha innesti brevi e precisi. La frenata è pronta e la stabilità è molto buona, anche il comfort è di alto livello. Sulle strade statali si apprezza subito la generosa coppia del Multi-Air, fluido e morbido, che offre sensazioni di un grosso motore diesel. La coppia è di 250 Nm, si sente già al di sotto dei 2000 giri, la spinta è corposa ed è inutile spingersi oltre i 6000 giri. La velocità massima rilevata è di 212 km all'ora effettive. L'accelerazione da 0 a 100 km all'ora è di soli 7 secondi e 8. Tenendo presente che le prestazioni sono limitate per ottemperare alle rigide norme per le emissioni e mantenere i consumi che per questa categoria sono molto bassi, infatti a 90 km all'ora l'auto percorre 15,6 km al litro e da 130 km all'ora si mantiene sugli 11,7. Per i più sportivi invece c'è la versione 1750 TBA quadrifoglio verde con i suoi ben 235 cavalli. Prezzi.
Si va da 20.300 euro della 1.4 da 120 cavalli ai 29.000 euro della 1.750 TBI. Per i diesel JTDM i prezzi variano dai 22.000 euro della 1.6 ai 27.500 euro della 2.000. Dopo una giornata densa di impegni, qualche attimo di relax e benessere in un rifugio urbano di lusso per il corpo e lo spirito. Uno scenario unico alla ricerca di armonia, dandoci un aspetto giovane e radioso. Da Point ha aperto il nuovo centro il 12 febbraio presso il Radisson Blu di Milano. Kayukeda è leader nel settore dei trattamenti ayurvedici in tutta Italia. Infatti questo è il 17° punto che Kayukeda ha aperto. Si prefigge ancora un'ulteriore espansione sempre in Italia, soprattutto concentrata al sud dell'Italia. Nel nostro centro proponiamo trattamenti di benessere che vanno a riequilibrare il corpo e la mente. In particolare i trattamenti ayurvedici che proponiamo si basano sui tre dogmi e sui tre dosha che vanno a stimolare le energie che sono in ciascuno di noi. Proponiamo il trattamento Shirodhara, che è un trattamento antistress che cura la cervicale, problemi di cefalee piuttosto che di sinusite, e è un massaggio che coinvolge esclusivamente la testa. Oltre al nostro Kayukeda Point abbiamo al primo piano dell'albergo un fitness center attrezzato con macchinari di avanguardia, una bellissima piscina interna riscaldata a volte, quindi è possibile anche rilassarsi guardando il cielo azzurro, e una spa che consiste in sauna, bagno turco e idromassaggio con il reparto femminile diviso dal reparto maschile. La puntata termina qui. Altri consigli utili e le repliche di Living Style su www.onechannel.it. Arrivederci alla prossima puntata. All we need is a smile to take attention again.